Funziona. Beh, buonasera a tutti. Intanto grazie per essere qua. Ci siamo trovati stasera per fare una chiacchierata con Antonio Saitta, presidente della provincia di Torino al secondo mandato, al quale chiederemo di spiegarci un po' di cose e soprattutto di fare il punto su un po' di argomenti che con la ripresa d'autunno si impongono sull'agenda, diciamo così, istituzionale. Tanto, Presidente, io vorrei chiederle una cosa, ma con tutta franchezza. Lei è Presidente di un ente che nell'ultimo anno, per essere, diciamo così, contenuti, si è ritagliato uno spazio considerevole sui giornali, il destino delle province. Si parla di abolirle da almeno 10 anni, se non di più, è una questione di lana caprina tale che c'è sfida a qualsiasi umana comprensione. Prima le aboliamo, poi non le aboliamo, poi le accorpiamo, poi le manteniamo in forma ridotta, le competenze, le funzioni, non si capisce quali saranno. Lo stesso governo Monti ha già cambiato strada un paio di volte. Ci spiega in maniera elementare, così che sia chiaro a tutti, qual è il punto della situazione a oggi sull'ente che lei presiede? Innanzitutto grazie, buonasera. Io innanzitutto non posso che ringraziare, come hanno fatto tutti quelli che hanno avuto la possibilità di parlare da questo palco, evidentemente i volontari, che consentono l'organizzazione di queste feste, di questa festa, che contraddistingue il Partito Democratico, perché c'è nel nostro Paese una necessità di discussione, di incontrare chi ha responsabilità di governo anche di carattere locale. Alessandro Mondo ha posto una domanda importante, interessante, perché su questo tema c'è grande confusione. Io voglio dire con estrema franchezza che, pur essendo presidente della provincia, secondo mandato, come giustamente ricordavi, Mondo l'ha fatto ricordando anche gli anni che passano, ahimè, ma voglio dare qualche informazione e fare qualche considerazione che sono, credo, abbastanza distaccate. Nel nostro Paese le province sono tante. Noi l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ne sono nate tante negli anni. La provincia del VCO, la provincia di Biella, la provincia dell'Ogliastra, addirittura delle province che non hanno neppure il nome, la provincia del Bat. Cioè sono nate tante province negli anni per una responsabilità collettiva della classe politica, ma devo dire anche del potere economico. La provincia di Biella è nata perché l'hanno voluta gli industriali di Biella. Lo dico perché ogni tanto gli industriali attaccano i politici, ma vuol dire c'è una corresponsabilità. Quindi tante province. Questo ha determinato un aumento della spesa, ha determinato, perché i nuovi enti, i consiglieri, gli assessori, la giunta, eccetera, ma la spesa è cresciuta perché la nascita di ogni provincia ha trainato la costituzione, la nascita degli uffici periferici dello Stato. Ogni provincia, Biella, nasce la provincia, la prefettura, la questura, i carabinieri, il provveditorato, e quindi la spesa si è dilatata. Quindi giustamente nell'opinione pubblica c'è un giudizio negativo sulle province, cioè si dice le province costano. Io, pur essendo presidente, mi sono reso conto che questa critica è una critica vera. Le province devono essere poche, devono avere territorio. Ora, i giornali hanno esagerato, però alla fine, quando Monti, e non soltanto Monti, prima di lui altri, hanno detto bisogna abolire le province, ricordate che aveva detto una cosa di questo tipo, ha esagerato perché la spesa delle province, cioè le funzioni che noi esercitiamo, costano circa l'1% della spesa pubblica nazionale, quindi si pensava che con l'1% si risolvano i problemi nazionali. Però abbiamo ritenuto, e io in modo particolare qui in Piemonte, abbiamo pensato una cosa di questo tipo: siccome tutti attaccano le province, allora incominciamo a fare qualche proposta dal Piemonte. Ho incontrato i presidenti delle province, gli 8 presidenti, e abbiamo detto, allora bisogna dare un contributo per ridurre la spesa pubblica. Il tema è vero, non è che possiamo sempre difendere tutto. Riduciamo le province da 8 a 4.
ci siamo convinti tutti quanti, anche il Presidente delle Province Piccole, li ho convinti, e proponiamo al governo un dimezzamento delle province in Italia. Torniamo alla situazione che c'era nel dopoguerra, addirittura prima del fascismo. E in più abbiamo detto al governo, noi questa sfida l'accettiamo, però dobbiamo fare un'operazione, che nel momento in cui si accorpano le province, nel momento in cui mette assieme Vercelli, Biella, Novara e il VCO, e beh, lì c'è una sola prefettura, c'è un solo provveditorato alla pubblica istruzione, un solo provveditorato ai lavori pubblici, accorpiamo gli uffici periferici dello Stato. Cioè cogliamo questa occasione dell'accorpamento delle province per riorganizzare lo Stato, perché lo Stato non è che sia ben organizzato, ci sono i problemi negli enti locali, ma lo Stato non è che brilla di efficienza. Quindi abbiamo detto questo e abbiamo anche detto, anche qui come PD, qui in Piemonte, abbiamo fatto un'altra proposta: nel momento in cui accorpiamo gli uffici periferici dello Stato, facciamo anche un'altra grande operazione, eliminiamo i tanti enti, società, consorzi che sono nati nel nostro paese, i tanti consigli di amministrazione, magari importanti quando sono nati, ma che molto spesso hanno risposto a logiche non sempre di funzionamento, qualche volta a logiche di clientela politica, tanti costi dei consigli di amministrazione. Eliminiamo questi enti, queste società, quello che è possibile, e riportiamo le funzioni in capo a Regione, Provincia e Comune. Cioè abbiamo detto a Monti, bene, la sfida l'accettiamo, ma rispetto alla tua sfida che consente di risparmiare 68 milioni, noi ti proponiamo, ti facciamo una proposta per risparmiare 5 miliardi, 1 miliardo e mezzo dalla riduzione delle province, 2 miliardi per l'accorpamento degli uffici periferici e il resto per eliminare i tanti enti inutili, perché ce ne sono veramente tanti. Abbiamo convinto il governo, e ultimamente con la spending review è stata approvata una legge che dice una cosa molto semplice: dimezzamento delle province, bisogna avere una certa popolazione, bisogna avere una superficie, e quindi le province esistono, hanno una dimensione maggiore, hanno la popolazione e soprattutto, e la cosa più importante, sono quegli enti che devono occuparsi dei problemi che il singolo comune non se ne può occupare. Noi ci occupiamo di strade provinciali e statali, non è che della strada provinciale se ne può occupare il singolo comune, se ne deve occupare un ente superiore. Noi ci occupiamo dove mettere le discariche, dove fare il termovalorizzatore, non è che il singolo comune può decidere, altrimenti non deciderebbe mai di farlo. E via di questo passo. Quindi noi dobbiamo occuparci dei servizi di area vasta, come li chiamiamo, e tutto il resto cederlo. Quindi la situazione oggi è così: province entro la fine dell'anno devono essere dimezzate, la provincia di Torino è una provincia grande che resta così e deve essere trasformata, ma poi ci ritorneremo, come area metropolitana, e il governo ha deciso anche di accorpare tutti gli uffici periferici dello Stato. Spero che il governo sia determinato su questo, perché lì c'è un grande risparmio. Guardate che lo Stato, i ministeri, alcuni ministeri non soltanto sono inutili perché le competenze sono state trasferite alle regioni 10-15 anni fa, ma addirittura hanno degli uffici locali. Allora noi abbiamo detto, vabbè ragazzi, rivediamo tutto. Se alcune competenze oggi sono delle regioni, ma che senso ha che debbano esserci gli uffici periferici dello Stato? Cioè cogliamo l'occasione delle province per una grande semplificazione del sistema, che è il grande problema italiano, il grande problema politico. C'è il problema della classe politica, dei costi fondamentali, ma poi c'è il problema del costo della pubblica amministrazione, che è esagerato e che deriva dal fatto che ci sono tante sovrapposizioni, non c'è responsabilità. Su alcune competenze se ne occupa il comune, se ne occupa la provincia, la regione, l'ASL, un mare di enti. Questo non può continuare. Bisogna introdurre il principio che in questa norma è stata introdotta di una responsabilità precisa. Quindi siamo in una fase di riorganizzazione che porterà a una semplificazione finalmente dei tanti enti che sono stati creati in questi decenni. Ecco, io credo che si debba dare atto al Presidente Saitta di una onestà intellettuale che in questo ultimo scorcio di tempo relativamente alla battaglia sulle province non l'ha portato a difendere le province a prescindere,
non è stata una battaglia di bandiera la sua, non è una battaglia di bandiera, ma come avete appena sentito, lui è favorevole a una razionalizzazione delle province. Allora, partendo dal presupposto, come lei ha detto, che ormai le province sono diventate uno stereotipo nell'immaginario collettivo, sono un ente sostanzialmente inutile che drena soldi e di cui si potrebbe fare tranquillamente a meno. Io vorrei capire, questa percezione quanto dipende anche dalla vostra capacità come presidenti delle province di non aver fatto capire l'importanza del vostro ruolo e soprattutto quanto dipende anche da una classe politica complessivamente intesa che su questo argomento è sempre stata, diciamo così, compiacente e ha assecondato questo vento. Non è un mistero che il suo stesso partito, Presidente, alle ultime elezioni politiche, nel programma aveva l'abolizione delle province. Quanto hanno pesato questi due fattori? No, per la verità il Partito Democratico aveva la proposta di ridurre il numero delle province. Però ha pesato sicuramente il fatto che la classe politica nazionale nel dopoguerra, come dire, ha votato, cioè le province non nascono perché ognuno decide di farle nascere, sono leggi votate dal Parlamento e molto spesso i critici delle province sono stati quelli che hanno votato la nascita delle province, è così. Per cui a un certo punto ho avuto modo di scrivere sul Corriere della Sera, che finalmente ha ospitato, come dire, un intervento, che forse la classe politica nazionale ha sentito un complesso di colpa per i tanti errori che ha commesso in questi anni. Ha ceduto molto al clientelismo, ha ceduto molto al consenso, ha fatto crescere enormemente tanti enti e allora per riscattarsi in qualche maniera la stessa classe politica che l'aveva volute ha proposto di eliminarle. È chiaro che ci sono degli elementi di contraddizione, è chiaro che chi ha voluto quegli enti oggi dovrebbe vergognarsi perché non si possono fare tutte le parti in commedia, però la situazione perlomeno è questa, cioè si è fatto, come dire, un passaggio importante. Le province sono un po' nell'occhio del ciclone, perché le nostre competenze sono, come dire, delle competenze particolari. È chiaro che il comune ha un rapporto più diretto con i cittadini, la provincia ce l'ha di più con gli amministratori. Le nostre competenze vengono esercitate attraverso anche un sistema di relazioni continue col sistema degli enti locali. È chiaro che risentiamo però di una debolezza, cioè di un grande attacco da parte dei giornali. Perché veniamo considerati tutti uguali, ma non riguarda solo le province, è un tema del nostro paese. Io ho avuto modo di dire a Monti e a Bondi, quando ci siamo incontrati nel mese di luglio, che bisogna introdurre nel nostro paese un sistema che consente a chi è virtuoso di essere premiato. Cioè ho detto a Monti, voi volete tagliare le risorse, ma come farete a premiare la provincia di Torino, che da quando l'amministro io, dal 2004, il numero dei dipendenti si è ridotto da 2100 a 1700 dipendenti perché ho fatto un'opera di razionalizzazione. Siamo sicuri che la provincia di Torino sarà trattata come un'altra provincia d'Italia che ha aumentato il numero dei dipendenti e ha aumentato la spesa per consulenza? Il tema nel nostro paese è questo, cioè non possiamo essere tutti trattati alla stessa maniera. L'Italia è complessa, non c'è soltanto un problema di sud, c'è anche un problema di nord, ma nel nostro paese se non si consente a chi in qualche maniera svolge, assume delle decisioni anche difficili, complicate, di essere premiato e di non essere considerato alla stessa maniera di chi spreca, e beh, passa anche la voglia di esercitare il ruolo. È così, ma vale per il lavoro, vale in tutte le occasioni. Oggi la situazione è questa, per cui io ho chiesto appunto a Bonti che nella spending review, nei tagli, si tenga conto di questo. Cioè io voglio essere premiato perché ho ridotto di 400 il numero di dipendenti e svolgiamo le stesse competenze di prima. Voglio essere premiato perché quando ho iniziato c'erano 10 milioni di consulenze e l'abbiamo ridotti a 120 mila. Questo deve venire, cioè la buona amministrazione, e noi siamo in grado di fare buona amministrazione, non è una cosa impossibile, la buona amministrazione deve essere premiata. È un assurdo questo, guardate che è fondamentale nella politica.
Cioè è possibile fare bene le cose, io credo che noi del Partito Democratico siamo in grado di dimostrarlo, ma contemporaneamente, e sento molte risorse trasferite dal governo, non possiamo che chiedere elementi di premialità. Questo non vuol dire essere leghista, noi crediamo alla solidarietà, ma se la provincia di Torino ha deciso di fare il termovalorizzatore, che non è stata una cosa semplice, ha deciso di localizzarlo perché c'era un problema dei rifiuti, se abbiamo deciso di localizzare le discariche, guardate che questo non è avvenuto serenamente. Io ho partecipato a tanti dibattiti, tante discussioni, tante insulte, tante proteste, i carabinieri, la polizia, le pallottole, le minacce. Ebbene, se ho fatto questo, se abbiamo fatto questo, qui ci sono alcuni consiglieri, è perché l'abbiamo fatto? Perché c'è un interesse della nostra comunità. Altre province non hanno fatto questo, e non parlo solo di Napoli. Ebbene, non possiamo essere considerati uguali. Cioè, chi si assume una responsabilità deve essere premiato. I cittadini ci premiano, anche quando assumiamo decisioni difficili, ma ci deve premiare anche il governo nazionale. Guardate che questo è un principio, come dire, fondamentale. Noi non abbiamo goduto di questa premialità. Questo è il tema che noi abbiamo di fronte. Tuttavia, il fatto di continuare ad avere questa posizione, buona amministrazione, ci dà il consenso, e questo è chiaro e dimostrato, ma deve essere anche collegato al fatto che non siamo tutti uguali, altrimenti non mettiamo in moto dei meccanismi che possono tendere le amministrazioni meno virtuose ad andare avanti. E poi ci lamentiamo della spesa pubblica. La spesa pubblica è cresciuta enormemente anche per questo. Sì, io poi in apertura di chiacchierata, diciamo così, mi sono dimenticato di dire che naturalmente se poi ci sono domande da parte vostra sono le benvenute, nel senso che così rendiamo anche più stimolante e interessante il dibattito. No, volevo chiederle questo, sulla battaglia, diciamo così, per la difesa delle province, voi avete avuto una collaborazione, una solidarietà forse non così scontata da parte di un partito altro rispetto a voi, che è la Lega Nord. Se ne parlerà ancora nei prossimi giorni, tra l'altro domani è convocato un consiglio regionale proprio su questo tema. E quali possono essere i punti di contatto con un partito così diverso su questo tema e dove invece quella della Lega è giustamente una posizione di carattere squisitamente politico ed elettorale? Ma la coincidenza con la Lega è puramente, come dire, casuale. La Lega si è contraddistinta nel periodo glorioso, ormai mi pare che sia un partito in fase di estinzione, come sappiamo per le note vicende. La posizione della Lega si è contraddistinta per difendere i localismi, per difendere il territorio, come sappiamo. Ci siamo resi conto che questa battaglia è stata una battaglia molto, come dire, strumentale, per ottenere consensi. Noi non condividiamo, io personalmente non condivido della Lega la difesa di tutto così com'è. Ci sono delle cose indifendibili e bisogna avere il coraggio di dirlo. E bisogna avere il coraggio di dirle anche quando sono gestite da noi del Partito Democratico. Cioè la sincerità e l'onestà deve valere sempre indipendentemente da chi le amministra. La Lega vuol difendere tutto, questo non ha senso, anche le province più piccole, anche la provincia di Monza che è stata creata, anche altre che, come dire, che non hanno senso, questo non va assolutamente bene. Quindi è una coincidenza che è una strumentalità, ma in ogni caso la posizione della Lega non è mai stata una posizione a difesa delle autonomie locali. La Lega di fatto è stato il partito più centralista. Non so se comandavano a Roma oppure Bossi lì nella sua villa, eccetera, eccetera, ma lì partono le indicazioni su come devono amministrare. Partono i fonogrammi, una volta si diceva così, i telegrammi, la posta. Noi invece abbiamo una concezione diversa. Nel momento in cui qualcuno di noi viene eletto, lo sappiamo, Fassino, sindaco della città, io presidente della provincia, assumiamo un ruolo di carattere istituzionale, certamente apparteniamo al nostro partito e questo è quello che ci motiva e ci dà la carica, ma abbiamo un forte senso delle istituzioni. E tutto il rispetto verso i vertici dello Stato nazionale. E poi in ogni caso le nostre azioni non è che possono cambiare se i nostri interlocutori sono bianchi, rossi e verdi. Chi ha senso delle istituzioni deve avere un atteggiamento identico
per tutti. La Lega non è così. La Lega ha pensato soltanto ai loro elettori, cioè a quelli che li hanno votati. E il disastro che ha avuto non è soltanto un problema etico enorme, quello che è capitato, ma anche perché pian piano questo è emerso con chiarezza. Quindi c'è stata questa coincidenza che per la verità abbiamo anche utilizzato, come dire, strumentalmente, ma non c'è nessun legame con questo partito che non difende i territori, ma come abbiamo visto difendeva soltanto gli interessi di un'aristocrazia della Lega, e tutti quanti, battendo le mani, facendo quelle cose assurde, l'ampolla sul Monviso, Venezia, quelle cose prive di senso, ha tenuto in piedi un'attenzione verso un elettorato che magari aveva dei problemi, ma di fatto sul piano politico non ha creato nulla, non ha fatto assolutamente nulla. E posso dirvi che quando Calderoli era ministro della semplificazione non c'è stata nessuna semplificazione, e quando Maroni era ministro dell'interno non è capitato assolutamente nulla, anzi è aumentato il centralismo nazionale. Sono stati i più centralisti, i ministri più centralisti d'Italia sono stati loro, perché immaginavano la secessione dalla Padania. Il loro obiettivo era questo, quasi mitico: arriverà il momento in cui la Padania, nella Padania ci sarà la secessione, saremo come la Scozia, e hanno raccontato questa favola per anni. Ci hanno creduto, Berlusconi l'ha utilizzata per i suoi interessi, ha creato un danno al nostro paese, la Lega li ha aiutati, però sul piano delle autonomie non hanno fatto assolutamente nulla. Adesso il salto di qualità rispetto alla secessione, la macro regione del nord di cui si parla molto dalle parti della Lega, cioè mettere insieme ovviamente le regioni confinanti localizzate intorno in prossimità del massiccio delle Alpi per creare, no, dalla Baviera al Piemonte, passando per la Lombardia eccetera, una regione coerente in termini di interessi, di produttività, poi magari una battuta anche su questo ci può stare. E poi per concludere questo capitolo volevo chiedere questo: se per un comune cittadino che è abituato giustamente a preoccuparsi di cose molto, molto concrete è difficile capire quello che è il dibattito sul futuro delle province, una cosa ulteriormente difficile credo sia capire che cos'è questa benedetta area metropolitana che alcuni identificano con, nel nostro caso, Torino e i comuni metropolitani, altri, mi pare di capire come lei, identificano come una sovraentità che di fatto ricalcherebbe i confini attuali della provincia. Non si capisce come dovrebbe essere amministrata, quali competenze dovrebbe avere. Che cos'è questa nebulosa che si chiama area metropolitana? Allora, è chiaro, ha ragione lui, è un tema abbastanza, come dire, complicato, però ormai è abbastanza preciso, perché sono state approvate delle norme. In Piemonte le province da 8 passeranno a 4, la provincia di Torino diventerà, poi vi dirò come avviene, diventerà città metropolitana. Che cosa vuol dire questo? Che ha lo stesso territorio della provincia, quindi rispetto alle cose antiche dove eravamo abituati, dove si pensava che la città metropolitana era Torino, i comuni attorno, quella cosa non c'è più. La città metropolitana, come è stata normata, io ci ho lavorato in questo senso, è quella di farla coincidere con l'intero territorio della provincia. Ha le competenze della provincia più altre competenze importanti, perché è un'area complessa. Perché abbiamo voluto che avesse le stesse dimensioni dell'intero territorio provinciale? Per una semplice questione di carattere politico ed economico. Siccome la provincia si occupa di trasporti, rifiuto, acqua, dei servizi, questi servizi nel tempo noi li abbiamo organizzati a una dimensione provinciale, cioè dell'intero territorio provinciale. L'acqua è organizzata a livello di tutta la provincia, i trasporti a livello di tutta la provincia, i rifiuti anche. Perché? Perché una dimensione più ampia a organizzare dei servizi ci sono delle economie di scala, cioè più grande la dimensione, meno costa. Ha iniziato Bresso, o abbiamo continuato, come dire, successivamente, e oggi quei servizi hanno questo vantaggio, costano di meno. Se si dovesse fare, se come era stato immaginato, Torino e i comuni attorno che gestivano i servizi e gli altri comuni altri servizi, avremmo duplicato tutto e sarebbero aumentati i costi.
Per questo abbiamo voluto e abbiamo ottenuto che la provincia di Torino restasse così com'è, con più competenze. Le competenze che sono state aggiunte, che dovrà esercitare questo nuovo ente, cioè la provincia trasformata che si chiama città metropolitana, provincia metropolitana, la competenza più importante è la competenza sull'organizzazione dei servizi locali. E io aggiungo sulla regolazione dei servizi locali. Faccio un esempio. Attualmente i grandi servizi, trasporti, rifiuti, eccetera, sono gestiti dalle grandi aziende municipalizzate. Decidere quante corse, decidere come deve essere il servizio, decidere quante volte passa il servizio di raccolta rifiuti, lo fanno le aziende municipalizzate, che sono delle aziende pubbliche. Ormai le aziende pubbliche dovranno trasformarsi. Sapete, adesso può piacere o meno, ma le aziende pubbliche saranno aziende private. Si sta vendendo delle quote ai privati. Nel momento in cui le quote saranno vendute ai privati, chi è che regola questo servizio? Non possono regolarlo i privati. La politica non può permettersi questo. Occorre che qualcuno che rappresenti la comunità, in questo caso la provincia, dice la legge, regoli il servizio. Cioè dica alla SMAT, pubblico o privato che sia, guarda che lì, acqua come gestita non va bene. E se c'è il contratto, ci sono le penalità, cose che attualmente non si fa. Cioè la città metropolitana diventerà l'ente a cui la comunità provinciale si rivolgerà per poter garantire un livello di servizi adeguato per quel territorio e un livello di organizzazione adeguato ai cambiamenti e alla caratteristica che ha un territorio così complesso. Quindi la provincia che cosa diventerà? Città metropolitana. È chiaro che questo crea problemi, perché dice, alla distura cosa c'entra con la città metropolitana? È una riflessione, come dire, che ho sentito dire. Ma non c'entra assolutamente nulla, è l'intero territorio provinciale che ha questi compiti importanti, compreso le infrastrutture. Cioè qual è il tema oggi della pubblica amministrazione? Io mi sento di dirlo perché mi considero soprattutto un amministratore. Oggi l'amministrazione pubblica non funziona, dobbiamo essere sinceri. Ci sono troppe sovrapposizioni, ci sono troppi sprechi. E noi come Partito Democratico dobbiamo anche avere il coraggio di guardare con grande realismo com'è l'organizzazione. Dobbiamo avere il grande coraggio anche di, come dire, alzare la bandiera di un rinnovamento della pubblica amministrazione. Se la provincia si occuperà di rifiuti, se ne deve occupare soltanto la provincia. Non possiamo fare in modo che ci sia questo calvario per cittadini e imprese che per risolvere un problema debbono girare tutti gli uffici della regione. E se ci sono delle sovrabbondanze anche di personale in alcune parti, anche qui bisogna avere il coraggio di affrontare il tema. Cioè il Partito Democratico deve distinguersi, almeno io la penso così, per una battaglia di cambiamento e di rinnovamento del nostro Paese. Il Paese è cresciuto tantissimo. Ci siamo forse adagiati, forse qualche difetto ce l'abbiamo anche noi, bisogna essere sinceri, ma a questo punto della vicenda o ci rimbocchiamo le maniche o mettiamo in discussione quello che è capitato o assumiamo delle decisioni, come dire, coraggiose, perché se non facciamo funzionare la pubblica amministrazione vuol dire di fatto che le risorse per le politiche non ci sono più. Vuol dire che pensiamo soltanto al pagamento degli stipendi e la pubblica amministrazione non è questa. La pubblica amministrazione serve per fare le politiche soprattutto per quelli che hanno più bisogno. Se questo non avviene e le risorse sono tutte utilizzate per mantenere questa organizzazione, beh, non ci siamo. Quindi il Partito Democratico deve assumere questa battaglia, liberare delle risorse per fare politiche e poi credo anche decidere contemporaneamente quali sono in questi momenti di difficoltà, come dire, i settori più importanti da difendere. Non si può difendere tutto. Noi non possiamo essere difensori dello Stato così com'è. Faremo qualcosa di, come dire, di negativo per quelli che hanno più bisogno. Così non può funzionare. E probabilmente dobbiamo anche rimettere in discussione se ha senso questa organizzazione statuale che ha delegato alle regioni anche competenze importanti. Vogliamo riportare a unità alcuni concetti. Può esserci nel nostro paese una sanità diversa in Piemonte, in Lombardia e in Sicilia? Non siamo tutti cittadini italiani? Io ogni tanto me lo chiedo.
Può esserci che un sistema di istruzione diverso secondo le regioni? Dobbiamo interrogarci se la strada che abbiamo, come dire, percorso è una strada, come dire, positiva. Ma in ogni caso questo è il vero rinnovamento. E il Partito Democratico, come sta facendo con Bersani, deve dire una cosa molto semplice. Non si può fare più tutto come prima, ma incominciamo a dire la sanità universale è la prima, l'istruzione. Cioè incominciamo a mettere in ordine le cose. E se alcune cose non è più possibile, scegliamo quei settori dove è più importante garantire servizi, sicurezza, certezze, ridurre le angosce, soprattutto di quelli che hanno più bisogno. Questo è il tema vero. Cioè noi nasciamo e siamo Partito Democratico non per gestire in modo qualunque gli enti. Noi siamo Partito Democratico perché abbiamo come finalità di garantire giustizia sociale. Se questo non avviene, noi perdiamo la nostra natura. E questo avviene, guardate, se avremo tutti la capacità, come democratici, e spero un settore anche più ampio, di mettere le mani nella pubblica amministrazione. Per questo io non credo molto che i nostri ministri abbiano questa capacità. Modificare la pubblica amministrazione bisogna conoscerla, bisogna capire quali sono i finanziamenti, ma questa è la battaglia dei prossimi anni. Se il Partito Democratico avrà questa capacità, che vuol dire anche modificare le relazioni col sindacato, noi riusciremo a fare qualcosa di utile e difenderemo lo Stato sociale. Se questo non avviene, dello Stato non ci sarà più nulla. Io lo dico, vedo qui colleghi in prima linea del capogruppo e gli altri consiglieri. Beh, io in questo periodo mi sento, come tanti sindaci, chi destruttura lo Stato sociale. Se non abbiamo i soldi per le scuole e non possiamo garantire i servizi, che cosa sto facendo? Sto distruggendo una conquista degli anni passati. Se non riusciamo a garantire la sanità, che cosa stiamo facendo? Distruggendo una conquista degli anni passati. Se non riesco a garantire le zone montane, le strade, eccetera, stiamo distruggendo una conquista che anche le zone più periferiche devono essere protagonisti. Cioè siamo in un momento in cui, se non stiamo attenti, nell'ordinarietà distruggiamo le conquiste di questi anni. Non lo si può difendere, ma le cose più importanti è fondamentale difenderle. Allora, lei prima, rispondendo a una domanda, ha detto una frase, ha detto: nonostante tutto si può amministrare bene. Qua però arriviamo al punto, perché è inutile girarci intorno, cioè assistiamo a un progressivo taglio di trasferimenti statali che a loro volta si traducono in tagli dei trasferimenti regionali e via andare. Allora, posto che, per carità di Dio, ci saranno ancora margini di sprechi, settori su cui intervenire, cioè, ma come si può, nonostante tutto, amministrare bene in queste condizioni? Cioè dove comincia, cioè dove finisce la possibilità di fare risparmio e dove comincia il rischio che, andando avanti di questo passo, si intacchino quelli che sono servizi essenziali? Perché sappiamo tutti quanti, credo, che le politiche a costo zero sono uno slogan e non esistono, no? Allora questo credo che determini anche una frustrazione da parte di chi è chiamato, come lei, ad amministrare un ente. Per cui voglio dire, se questa situazione non si inverte, dove andiamo a parare? Beh, io credo che dovrà invertirsi questa situazione, devo dire, se c'è anche una capacità di percorrere, come dicevo prima, una strada diversa. Faccio un esempio. La provincia di Torino partecipa in tante società, insieme alla regione, insieme al Comune di Torino, insieme al Politecnico. Abbiamo tantissime società che sono nate negli anni passati. Noi come provincia abbiamo preparato un piano per una semplificazione. Se abbiamo bisogno di una società immobiliare, ebbene, non è che ne occorrono sette, ne basta una, molto semplice. Se dobbiamo pensare all'innovazione attraverso i parchi tecnologici, sì, magari in passato poteva essere utile, ma ne basta una e via di questo passo. Può sembrare un ragionamento semplice, in effetti è un ragionamento semplice come lo pongo. È chiaro che questo richiede coraggio. Cioè ridurre il numero delle società, come abbiamo proposto, Mondo lo sa, alla Regione, al Comune di Torino, richiede da parte dei partiti
la rinuncia a pensare che il consenso si possa ottenere con i consigli di amministrazione. Questo è il tema vero. Guardate che questa è, come dire, io mi rendo conto che è un tema complicato, anche perché ci sono dipendenti, c'è un'organizzazione, ma il nostro paese, in Italia, è cresciuto in termini di costi non soltanto per la crescita degli enti, cioè delle province, ma perché sono nati tanti enti e società. Noi complessivamente siamo virtuosi in Piemonte, cioè facciamo meno danni che da altre parti d'Italia. Ma vi posso dire che in alcune regioni, mentre non so, l'ente che si occupa dell'acqua, che si chiama ATO, qui da noi, ha un consiglio tutto gratis, in altre parti d'Italia indennità incredibili, strepitose, subito il comunicatore, il direttore, ma non soltanto una per provincia, 5, 6, cioè è cresciuto nel nostro paese a fianco degli enti una foresta di società, 37.000 componenti dei consigli di amministrazione, cioè stiamo parlando di cose prive di senso, 37.000, non ricordo i miliardi che costa questa cosa qui, ma di enti che se ne può fare a meno, o perlomeno si può ridurre, cioè riportiamo all'interno degli enti quelle funzioni che abbiamo delegato, abbiamo già le strutture per farle, le riportiamo al nostro interno, risparmiamo delle risorse, liberiamo delle risorse. Questa è un'operazione coraggiosa. Quando l'abbiamo proposta alcuni mesi fa, la regione dice sì, è una cosa condivisibile, tutto è condivisibile, e però vedo la fatica, molto spesso noi siamo accusati di essere il grillo parlante per questo nostro desiderio e questa voglia di modificare il sistema, ma quella è una strada importante, cioè lì si liberano parecchie risorse. Poi è chiaro che ci sono ancora spazi di razionalizzazione, eh? Dire che la pubblica amministrazione è perfetta, cioè non ci sono delle cose perfette, è possibile razionalizzare, certo, è possibile razionalizzare, è possibile ridurre i costi, è possibile, occorre un nuovo patto anche con le organizzazioni sindacali che devono rendersi conto che in queste mutate situazioni bisogna modificare gli atteggiamenti, o si cambia o si distrugge la pubblica amministrazione, muore. C'è un compito importante e forse nei momenti difficili come questi un'operazione di questo tipo è un'operazione, come dire, possibile. Qualche idea noi ce l'abbiamo, però ci rendiamo anche conto che contemporaneamente noi abbiamo bisogno di avere risorse per fare investimenti, che è il grande tema. Il nostro territorio è un territorio insicuro, cioè io sono stanco, in questi anni ho visto tante alluvioni, qualche ferito, qualche morto, territorio molto fragile perché si è costruito malamente da tutte le parti, anche laddove non era possibile, ho partecipato come tanti a funerali, a manifestazioni, ci siamo commossi, sono arrivati i ministri, i componenti della Commissione Ambiente, i telegrammi, tutte le frasi, come dire, di rito, gli annunci, interverremo sul territorio, faremo gli investimenti, e poi finisce in un attimo. E se alla fine, come dire, contiamo i danni sono notevolmente superiori alla spesa necessaria per impedire che ci siano i danni. Allora questo è il lavoro da fare. E un'operazione di questo tipo non solo è meno costosa e dà più sicurezza, ma anche il vantaggio in un momento come questo di crisi di mettere in moto l'economia. Io non credo, quello che dice Passera, che lo sviluppo si ottiene con la banda larga, tutte cose che verranno un giorno, non so neppure i tempi, non riesco a capire come il governo indica i tempi. Se vogliamo dare un'immediata risposta al sistema, sarò antico, la mia formazione, come dire, un po' keynesiana, beh, incominciamo a fare gli investimenti, ai comuni, alle province, siamo pronti per farli, Abbiamo progetti rinviati e sappiamo che l'investimento a livello locale ha un effetto moltiplicatore. Dateci la possibilità di pagare le imprese che lavorano per noi. È un assurdo questo. Noi abbiamo 60 milioni in cassa. Abbiamo fatto i contratti con l'impresa.
Ho detto c'è da fare la strada. Beh, si firma. Le imprese fanno i lavori e poi non possiamo pagare, i soldi li abbiamo messi da parte. Perché attraverso queste norme ci viene impedito. Noi stiamo distruggendo l'economia. Soprattutto le piccole imprese muoiono perché non hanno i soldi. Il governo, anche lì Passera, ha detto pagamenti dalla pubblica amministrazione, è capitato assolutamente nulla. Se ci dessero la possibilità di pagare, utilizzare le risorse che abbiamo, noi aiuteremo le imprese, aiuteremo l'edilizia e si mette in moto un meccanismo di sviluppo nel nostro paese. Cioè se la politica di rigore non è accompagnata da una crescita degli investimenti, io non credo che sia possibile fare delle cose diverse, io non, assolutamente. È sempre capitato così, cioè date agli enti locali la possibilità di fare investimenti. Cioè che cosa dobbiamo fare di più in questo periodo? Voi avete detto, le scuole garantiamo, come dire, il riscaldamento, riusciamo a fare le cose e non riusciremo a tagliare l'erba. In qualche provincia non riescono a pagare il riscaldamento. Che cosa è possibile fare di più? Fateci fare gli investimenti, perché gli investimenti non vuol dire soltanto una soddisfazione per gli amministratori per, come dire, realizzare il proprio programma. Aumenta la domanda nel nostro paese. Il tema è questo, che la nostra crisi è una crisi di domanda, perché non ci sono le risorse. Attraverso gli investimenti possibili, diciamo al governo, decidiamo gli investimenti, probabilmente tutti gli investimenti non sono utili, vogliamo fare gli investimenti della sicurezza nelle scuole, della sicurezza del territorio, decidiamo quali sono le modalità, ma nel momento in cui il governo decide, noi nel giro di 2 mesi siamo in grado di fare gli appalti. Non credo che il governo nazionale è in grado di assumere una decisione in 2 mesi. Non è capitato così e non capiterà finché c'è questa organizzazione statale. Poi sul tema degli investimenti ci torniamo un attimo anche per fare il punto su alcuni progetti di cui, che sono lì in stand-by. Lei dice tagliare, giusto, razionalizzare, giusto, eliminare gli sprechi dove ci sono, anche nella pubblica amministrazione. Poi però arriva un momento in cui o arriva una contropartita in termini di risorse o altrimenti si rischia veramente di andare alla polpa dei problemi, altrimenti non si capirebbe per quale motivo la provincia di Torino, né più né meno del comune e adesso della regione, sta varando un piano di dismissioni immobiliari e soprattutto, Presidente, non si capirebbe in caso contrario per quale motivo voi siete ricorsi al TAR contro la regione proprio per contestare il taglio al trasporto pubblico locale, che credo sia una delle questioni più concrete che esista, nel senso che interessa milioni di persone che tutti i giorni si spostano sul territorio. Allora qui voi avete già operato, in base a quanto lei ha dichiarato nei giorni scorsi al mio giornale, un taglio del 5% delle linee. Vi chiedono di arrivare al 9% per il 2012 e al 15% nel 2013. Ce la fate? Non ce la fate? Perché decidere di ricorrere? Con quali prospettive? Beh, io credo che nel momento in cui si chiedono i tagli bisogna essere coerenti, anche nei comportamenti. È evidente che se constato, come mi è capitato venerdì, che la Regione Piemonte ci chiede di tagliare i trasporti e affida una consulenza per 3 milioni e mezzo per studiare come funziona la formazione professionale, non ci siamo. Cioè è così, cioè c'è un problema di coerenza. Nel momento in cui chiedo i sacrifici devo essere perfettamente coerente. E devo dire, guardando che cosa fa la Regione, mi pare che ne può citare tanti, ma il tema non è questo. Io credo che alcuni tagli, c'è un limite evidentemente di sopportazione, quando la Regione ci ha detto 9%, abbiamo spiegato che non era possibile. E per dimostrare che non era possibile abbiamo fatto quello che si fa in politica e che bisognerebbe fare in politica e che non è un tema dei tecnici soltanto. Abbiamo chiamato tutti i sindaci, zona per zona, abbiamo visto il trasporto locale, abbiamo detto agli amministratori comunali, centro-sinistra e centro-destra, ragazzi, qui bisogna tagliare, decidiamo che cosa è possibile, non mettendo in discussione il servizio per il trasporto degli studenti, il servizio per gli anziani, il servizio per chi lavora. E allora lì, ragionando tutti assieme, qualche corsa festiva l'abbiamo tolta, nel periodo estivo qualcosa è stato tolto, abbiamo evitato sovrapposizioni
e siamo riusciti a fare un'operazione di taglio al 5% che è stato assorbito bene, nel senso che non ci sono state reazioni. Quindi un'operazione è possibile. È chiaro che ci sono delle soglie oltre il quale non è possibile. È chiaro che il comune di Ceresole, io devo garantire un collegamento, cosa che fa la provincia attraverso il trasporto su gomma, un collegamento con Courgnay e Rivarolo per gli studenti. E se non lo garantisco, tu hai voglia di raccontare che bisogna difendere la montagna? Dice sì, ma lì ci sono soltanto 7 persone. Beh, 7 persone che facciamo? Li teniamo fermi. Vuol dire che tutti devono andare a stare a Courgnay e a Rivarolo. Questo è il tema. Quindi, e anche per quanto riguarda come dire, gli studenti non hanno diritto di studiare. E per quanto riguarda i pendolari, possiamo come dire, consentire che il trasporto magari all'interno dello stesso territorio come dire, abbia un tempo come dire, lunghissimo? Cioè è possibile fare delle operazioni? Io ho notato che alla fine c'è grande ragionevolezza nell'opinione pubblica. Bisogna avere anche il coraggio di dire le cose come stanno e anche dire come le risorse vengono utilizzate. È un lavoro duro, pesante e c'è un problema di credibilità. Alla fine, se la classe politica è credibile e ha il coraggio di presentarsi spiegando quali sono i problemi e chiedendo collaborazione, beh, i risultati si ottengono. Questo taglio l'abbiamo fatto. È chiaro che oltre quello... No, e se abbiamo ottenuto qualche risultato in regione, perché ho detto in regione a Cota, dice, guardi Presidente, noi questo lavoro abbiamo fatto con i sindaci, anche quelli della Lega. Oltre il 5% non si va. Vedremo anno per anno che cosa è possibile. Però, come dire, è fondamentale introdurre dei principi anche qui di responsabilità. È chiaro che oltre un certo livello, lo ripeto, il servizio del trasporto pubblico salta. Cioè se io non sono in grado di garantire alcuni collegamenti, vuol dire che abbiamo deciso di farlo saltare. Io sono tra quelli che ritiene che insieme alla sanità il trasporto pubblico locale è una cosa fondamentale. Non soltanto perché è un servizio ai cittadini, per le cose che sappiamo, studenti, eccetera, ma anche perché il servizio pubblico è quello che garantisce in questo territorio molto inquinato, che è la città di Torino e la provincia di Torino, di fare delle politiche ambientali diverse. Altrimenti noi possiamo invocare la pioggia, aspettare la neve e respiriamo gas che ci fanno male. Vogliamo occuparci anche di questi temi? Vogliamo essere partito democratico, che vuol dire anche pensare al futuro, pensare ai giovani, pensare anche alla salute. Allora, fare politiche di trasporto ha questo significato. Per cui anche qui, con il centrodestra, c'è una grande differenza, non siamo uguali. Per noi non è un servizio qualunque, è anche un servizio che garantisce salute oltre che mobilità. In questo senso, con Cota c'è una grande differenza. Quando parliamo di queste cose con Cota, dice, vabbè, ma lì sono 15 persone, che senso ha mantenere un pullman con 15 persone? Dice, guarda, prendiamo il pullman più piccolo. In alcune zone abbiamo persino fatto un pullman chiamato, sì, però che senso ha? Beh, ragazzi, non è che si possono ottenere su alcune zone, come dire, delle frequenze come quelle che ci sono sulla linea 4, ma mi sembra, come dire, logico, ma questo fa parte della politica. Se noi, come Partito Democratico, non siamo in grado di garantire alle zone più periferiche di essere collegate, beh, abbiamo deciso di difendere soltanto le zone più forti. Anche qui, ripeto, questo assolutamente non è il nostro compito. Sul tema del trasporto pubblico abbiamo detto che la provincia ha una posizione molto netta, no? Noi possiamo tagliare il 5%, c'è un ricorso contro la regione pendente avanti al TAR, questo direi che è anche un segno dei tempi, no? Cioè regione ed enti locali che vanno per avvocati gli uni contro gli altri. Il comune di Torino però questo taglio l'ha fatto, la regione ha chiesto un taglio del 9%, il comune di Torino immagino sia stato un sacrificio doloroso anche per lui, sono riusciti a chiudere l'accordo e questi tagli cominceranno a partire dal 12 settembre. Perché il Comune riesce a stare in linea con queste aspettative da parte della Regione e voi no? Quali sono le differenze? Devo dire, verso la Regione noi come provincia abbiamo, come dire, un atteggiamento un po' più conflittuale. Non so quali sono, come dire, le motivazioni. Probabilmente, come dire, conoscendo un po' la regione e conoscendo, come dire, con una certa precisione anche come sono i bilanci, io so che ci sono, come dire, delle risorse disponibili che possono essere dedicate al trasporto locale.
Cioè io so perfettamente, avendo partecipato a qualche riunione a Roma, che lo Stato ha dato le stesse risorse alle regioni per quanto riguarda il trasporto locale. Il tema è delle risorse aggiuntive della regione che sono meno rispetto al passato. Qui la regione deve decidersi che cosa fare. Li vuole utilizzare per la sanità, li vuole utilizzare per altro. Beh, però non è che può fare tutto e fare anche propaganda. Cioè se io noto gli atti, citavo quello dei 3,5 milioni di questa consulenza, ma se guardo, come dire, tutti gli atti della Regione Piemonte, a me risulta, come dire, evidente che c'è un'attenzione, come dire, particolare a interventi finalizzati soltanto a garantire risultati elettorali alla Lega e al PDL. Interventi a Novara, ma addirittura è andato alla precedenza, come dire, a Novara. Beh, questa è una scelta razionale? Interventi in alcune zone della provincia di Torino. Noi gli abbiamo detto no perché non era serio, perché c'erano zone che avevano più bisogno. Interviene la regione e gli danno le risorse. Noi diciamo di no a alcune strade, interviene la regione e glielo consente. E beh, questo che logica è? Non è assolutamente una logica di programmazione, è una logica clientelare, la pessima politica. Questa è la pessima politica. Per cui fino a quando io noto questi atteggiamenti, questi comportamenti, il rapporto con la Regione Piemonte sarà conflittuale e se sarà il caso di continuare anche ricorsi al Tribunale Amministrativo, continueremo, perché ci sembra logico, perché non è possibile che ci sia incoerenza. Io sono tra quelli che ritengo che noi dobbiamo accelerare maggiormente una sorta di attenzione maggiore sui comportamenti del governo regionale. La regione, guardate, è molto debole per le questioni che sono note, ma devo dire che bisogna guardare molto attentamente un po' tutti gli atti che vengono assunti, perché se questo venisse fatto io credo che scopriremo che quando ci viene chiesto di tagliare i trasporti ci viene chiesto di tagliare dei servizi importanti magari per qualche esclusivo interesse di corrente o di gruppo. Dobbiamo farlo, io credo che avremo qualche vantaggio anche come partito, oltre a essere un nostro compito in quanto siamo all'opposizione. Mentre invece, tanto per tutta e sempre sulla base dell'onestà intellettuale di cui si parlava prima, penso che lei sia invece d'accordo su una dei cardini della politica regionale in termini di trasporti, cioè eliminiamo però i doppioni, cioè dove ci sono sovrapposizioni fra trasporto su gomme e trasporto su ferro si sceglie quali delle due linee più convenienti e si abolisce l'altra per liberare anche questo caso. Questo ci sta, no? Si può dire. Volevo aprire una parentesi su un tema che non vede la provincia coinvolta in prima linea, la riforma sanitaria impostata dalla giunta regionale. Per la verità si parla sempre di riforma sanitaria, ma il termine corretto sarebbe riforma socio-sanitaria. Allora, la provincia sulla parte sociale effettivamente ha delle competenze significative, sulla parte sanitaria meno, però io ricordo che il presidente Saitta, quando ancora sedeva sui banchi del Consiglio regionale, era particolarmente sensibile ai temi della sanità e quindi credo che conosca abbastanza bene questo argomento per permettersi di dare un giudizio. Dove stiamo andando? Anche qui c'è un problema di doppioni, di sovrapposizioni, di sprechi, c'è un problema invece di strutture, che si pensa di pensionare o addirittura di abolire o di trasferire in questa costituenda città della salute, di cui per il momento si ha un quadro abbastanza vago. C'è qualche punto di questa riforma che è convincente, che può essere salvato oppure no? Ma la mia esperienza mi permette di dire che l'organizzazione sanitaria è un'organizzazione complessa, delicata, non può sopportare che ogni tanto che arriva una giunta si cambia l'organizzazione, perché non si riesce neppure a fare nel tempo. Sapendo che è un'organizzazione delicata che riguarda i servizi alle persone, bisogna avere la delicatezza necessaria per introdurre delle modifiche possibili che abbiano come finalità di aumentare il livello di salute ai cittadini. Può sembrare questa una semplice dichiarazione, ma posso spiegare che cosa vuol dire. Io ero in regione ai tempi di Ghigo e ho visto crescere un sistema eccessivamente, che non corrispondeva a logiche di salute.
corrispondeva esclusivamente alla logica di moltiplicare i primari, di moltiplicare alcuni servizi, tanti posti letto, un primario, tanti posti letto, un primario, addirittura avevo fatto un libro su queste cose qui. Bresso ha cercato di modificare questa modalità, io sono tra quelli che ritengo che bisogna avere, come dire, più coraggio per farlo, bisogna farlo con più determinazione, per cui è rimasto tutto, come dire, a mezz'aria, anche perché Bresso non è stata rieletta, occorre sicuramente, come dire, più tempo. Ma il tema è quello, cioè la sanità è uno dei settori dove incidono pesantemente le lobby. Le lobby. L'85% del bilancio della regione è bilancio per la sanità. Cioè cos'è la regione? Una grande ASL. E in passato ho visto, io non so se è ancora così, in passato ho visto che le decisioni per affidare servizi in convenzione ai privati non li prendevano la politica, la prendevano i privati, che decidevano quali servizi dovevano gestire e molto spesso decidevano di gestire quei servizi su quali la remunerazione era più alta. Io ho visto negli anni in passato che il sistema pubblico si è sgonfiato per poter crescere quello privato, con la complicazione molto spesso che quando le cose andavano bene nel privato, si andava poi nel settore pubblico. Cioè quel tema è rimasto ancora indefinito e poi credo che occorre anche una certa autorevolezza, anche dal punto di vista etico, la vicenda Ferrero lo dimostra, per resistere alle lobby. Cioè guardate, c'è il problema di amministrazione che è un problema di carattere tecnico e lì degli accorgimenti ci possono essere. Ma c'è un problema etico di resistere fortemente ai grandi interessi, quando ci sono miliardi, no? Che ballano sul sistema sanitario, il consigliere, l'assessore, è forte, è fortissima quella cosa lì. E quanto gli interessi dei privati sono enormi, è chiaro che poi si manifestano. Quindi occorre evidentemente un'amministrazione con forte senso della cosa pubblica, capace a resistere, stando attento anche, come dire, a una sorta di discernimento. Cioè, siccome il settore è delicato e quando siamo tutti un po' in ospedale, in un pronto soccorso, siamo tutti, come dire, abbiamo paura, eccetera, e riteniamo che tutto, come dire, sia positivo. Cioè, se ho visto la moltiplicazione negli anni di tante emodinamiche, per garantire la salute occorre sapere con precisione quali sono i centri specializzati e vai direttamente lì. C'è l'illusione di avere un piccolo ospedale, è una illusione di tipo clientelare, cioè ti dà un consenso a basso prezzo. Se, come mi è capitato l'altro giorno, ho avuto un problema all'occhio, io sono andato all'oftalmico, non è che sono andato al pronto soccorso di Rivoli, e bisogna far così per tutto, cioè in relazione al problema che vai, vai nell'ospedale specializzato. L'ospedale di carattere generico, sì, garantisce un po' di infermeria, un po' di medicina generale, ma oltre quello non può andare, però quello garantisce dei primariati, garantisce dei posti letto, e ogni reparto si tira indietro tutto l'altro. Cioè il sistema deve essere riorganizzato. E io credo che qui, come dire, il tema non è soltanto la federazione, l'accorpamento, per carità, si possono fare tutte queste cose, ma credo che occorre avere questa attenzione di non rivoluzionare, cioè i risultati nella pubblica amministrazione, compreso nella sanità, per chi conosce la pubblica amministrazione, si ottengono con un lavoro quotidiano, senza proclami continui, e non si ottengono immediatamente. Chi conosce la pubblica amministrazione non può dire, come ha detto Cota, ho risolto i problemi della sanità o tra un anno saranno. Non è assolutamente così e lo sapremo, stanno crescendo ancora i costi. Cioè tu puoi dire sto incominciando a contenere i costi perché ho avviato un'azione di riduzione dei costi con qualche modalità, ma una riforma vera che contenga i costi e che garantisca i servizi richiede 5 o 6 anni e un grande coraggio di dire no alle richieste locali, ai primariati, ai potentati economici che ci sono dentro la sanità.
Resta il fatto che magari in maniera diversa, eccetera, concorderà sul fatto che era opportuna una riforma della sanità piemontese che meno, molto meno rispetto a quella di altre regioni in termini di costi registrava e registra tuttora un'impennata che se non viene controllata rischia di... E soprattutto, partendo dal presupposto che qualsiasi riforma si faccia si corre il rischio di scontentare qualcuno, volevo chiederle anche, per esempio, con riferimento alla mobilità del personale da un ospedale all'altro, allora se alcuni vincoli di quelli che sono il contratto di lavoro attuale hanno ancora ragione di esistere, oppure se anche qui, lei prima si è appellato tra i vari soggetti anche i sindacati, non occorre un senso di responsabilità maggiore, un maggiore adeguamento ai tempi. Se io sono l'assessore alla sanità, nell'ospedale X c'è un'eccedenza di organico, voglio prendere una parte per coprire invece l'ospedale Y, allora qui ci sono dei vincoli, serve il consenso del dipendente, lo spostamento può avvenire entro un raggio di 25 km quadrati, queste cose qua sono ancora attuali di questi temi? Io credo che la mobilità è fondamentale ormai nella pubblica amministrazione, bisogna adeguarsi a questi cambiamenti, c'è una di flessibilità in reazione a dove c'è la domanda, questo mi sembra logico e fondamentale. Il tema è di non confondere il tema della mobilità con la carenza di personale, che sono due cose. Non è che la mobilità aumenta il numero dei dipendenti, noi abbiamo alcuni settori dove ci sono dei problemi. Io lo dicevo a Mondo, a dottor Mondo poco fa, l'altro giorno come ricordavo anche, sono stato a pronto soccorso lì all'oftalmico, servizio straordinario, mi sono fatto la mia cosa, ho fatto le cose. A un certo punto verso, chiamavano il codice, funzionava perfettamente, a un certo punto all'una non hanno più chiamato nessuno, dall'una alle due, e perché c'era la pausa pranzo. Mi rendo perfettamente conto, no, che c'è un problema di personale. Allora, c'è un tema di mobilità e un tema di numero dei dipendenti. C'è un tema di rapporto tra amministrativi e personale sanitario, che è un vecchio tema che riguarda un po' tutti i sistemi sanitari, che bisogna rivedere. In ogni caso, la mobilità è una delle modalità che consente di spostare personale laddove c'è una maggiore esigenza, quindi questo è una, come d'altronde si tratta di mobilità all'interno di un sistema ospedaliero abbastanza collegato, abbastanza vicino, quindi questo è uno strumento possibile, bisogna stare attenti di non contrabbandare questa misura dicendo che questo moltiplica il numero dei dipendenti. Oggi c'è un problema molto serio, soprattutto nel settore infermieristico, che è estremamente, come dire, preoccupante. Non è che il sistema sanitario non è un disastro, Il sistema sanitario va bene, però negli anni abbiamo visto che c'è questa difficoltà enorme, oggi tiene perché complessivamente, che se ne dica, gli operatori del sistema sanitario pubblico ci credono, E ci credono, come dire, parecchio. Io ho fiducia, ho solo il timore che se non si tiene conto delle reali esigenze, e se ricorre a qualche modalità un po' furbesca, questa passione che hanno i dipendenti del sistema sanitario la perdono. Questo è il tema vero. Cioè si tratta di garantire attraverso azioni di carattere politico che tu hai fiducia in quel sistema e se c'è qualche problema penalizzi chi sbaglia. Cioè le generazioni non vanno assolutamente bene. Io so che ci sono parecchi medici, parecchi infermieri che lavorano oltre alle ore, come dire, necessarie, hanno un grande rapporto straordinario anche con i malati e questi sono bravi. Non è che puoi dire perché succede qualcosa che tutti sono uguali. Quindi anche qui, cioè qual è il limite dell'azione regionale? Di considerare questa questione come un fatto tecnico. Non è tecnico. Ogni tanto dire che qualcuno è bravo serve. L'altro giorno, dopo questa cosa che sono andato lì, ho telefonato al direttore dell'AIL, ho detto, ho trovato un pronto soccorso che funziona, credeva che io lo richiamassi. Ebbene, bisogna farlo, cioè quando le cose funzionano, abituiamoci a dire che le cose funzionano, perché se non lo facciamo noi ci accodiamo soprattutto a una posizione del centrodestra che non crede nella sanità pubblica. Cioè se noi ci mettiamo con gli altri rischiamo di fare il lavoro degli altri.
Cioè noi dobbiamo essere, come dire, i difensori di un sistema che ci viene anche copiato, non soltanto da Obama, adesso i repubblicani lo vogliono distruggere, cioè un sistema di carattere universale, da razionalizzare, da sistemare, ma qui c'è un, come dire, un modo di essere presente che anche qui come Partito Democratico noi dobbiamo rivalutare, cioè non c'è soltanto il tema di difendere un ospedale, il Mauriziano, tutto importante, ma c'è il tema di difendere, come dire, un sistema che non è quello lombardo. C'è la necessità, e forse anche la strada avviata da Balduzzi è una strada anche interessante, bisogna vedere, come dire, l'applicazione, in modo tutto ciò che è utile però a difendere un sistema sanitario di tipo universale è importante e deve essere, come dire, sostenuto anche sul piano politico. Quando Cota dice è un problema tecnico, che segue Monferrino, che è un tecnico, vuol dire che ha assunto una decisione di carattere asettico che non guarda la politica deve dire che quello è un settore importante, anzi, io fossi stato in regione, l'avrei gestito direttamente io la sanità, per dare un segno concreto che quello è l'argomento più importante anziché di tante altre cose. Allora, Presidente, poi ci sono ovviamente orientamenti politici diversi, visioni diverse sul modo di fare le cose. È evidente che comunque c'è un problema, come dicevamo prima, per tornare a bomba, di risorse che non ci sono. Questo è un problema che vale per voi, vale per la Regione, vale per il Comune di Torino. A fronte di questa situazione si taglia, si razionalizza, si fa tutto quello che si può e poi si vende. Comune di Torino, glielo chiedo perché è un tema sul quale la provincia è molto sensibile per il ruolo che ha svolto negli anni, ha recentemente deciso di mettere a gara non soltanto una quota del gruppo torinese Trasporti, ma anche una quota significativa di TRM, la società che gestirà l'inceneritore del Gerbido, e di Amiat. L'80% nel caso di TRM messo a gara, l'80% ai privati, al pubblico resta il 20%. Lei su questa cosa qua è uscita clamorosamente sui giornali, dicendo, secondo me, il Comune di Torino ha sbagliato. Bisognava mantenere il controllo pubblico su una società così strategica. Perché? È chiaro che la decisione del TRM è la società che sta realizzando il termovalorizzatore del Gerbito. È una decisione del Comune di Torino, perché il Torino è il grande azionista di questa società. Ho avuto modo di esprimere la contrarietà perché ho ricordato a Fassino, poi è chiaro che il Comune ha i problemi che sappiamo, quindi la mia, come dire, è un'opinione di chi ha vissuto questa vicenda prima. Quando abbiamo deciso di realizzare il termovalorizzatore, perché eravamo in emergenza, abbiamo assunto questa decisione dopo le tante contestazioni attraverso un accordo con i gruppi, i contestatori, gli ambientalisti, gli amministratori che non volevano il termovalorizzatore. Che cosa ci veniva contestato? Ci veniva contestato, dice, beh, voi nel momento in cui farete il termovalorizzatore brucerete tutti i rifiuti. E voi sapete che bruciando tutti i rifiuti ci sono problemi di inquinamento. Loro dicevano, bisogna fare invece la raccolta differenziata. A questa osservazione giusta abbiamo detto una cosa semplice. Dimensioneremo il termovalorizzatore soltanto per trattare il 50% dei rifiuti prodotti. Eravamo nel 2005. Il 50% dei rifiuti prodotti. Affermazione pesante, perché voleva dire raddoppiare la raccolta differenziata. Nel 2005 nella provincia di Torino c'era il 26% di raccolta differenziata, vuol dire che al momento dell'avvio del termovalorizzatore bisogna arrivare almeno al 50%, ce l'abbiamo fatta, ma attraverso un accordo con i cittadini e con gli amministratori locali. Il secondo elemento era questo, chi è che realizza il termovalorizzatore? Un privato e un pubblico. Allora con tutti gli amministratori abbiamo deciso che deve realizzare una società pubblica. Ci sono più garanzie. Più garanzie perché? Perché una società pubblica in quanto amministrato da rappresentanti della comunità è in grado di realizzarlo al meglio, tenendo conto sicuramente dei profitti, che è una cosa che deve riguardare tutti, ma anche della sicurezza dei cittadini. Noi come provincia siamo l'ente controllore. Quindi noi i nostri controlli l'avremmo fatti in ogni caso, ma facendo una società pubblica saremmo stati più garantiti. E quindi a chi ci contestava abbiamo detto
faremo il termovalorizzatore, faremo la raccolta differenziata al 50%, la società sarà pubblica. E terzo elemento, abbiamo anche detto, ci impegniamo a seguire tutta la progettazione del termovalorizzatore attraverso la partecipazione di tutte le amministrazioni locali e dei gruppi. Infatti sono nati i comitati locali che hanno seguito tutta la fase di progettazione. Quarta cosa che abbiamo detto è che nel momento in cui il termovalorizzatore entrerà in funzione, finanzieremo, pagheremo controlli terzi di cosa viene messo là dentro, cioè non lo faremo noi, i comitati locali, che cosa entra nel termovalorizzatore e che cosa esce. Quindi abbiamo fatto un patto di questo tipo. Questo patto, questa posizione è stata, credo, ritenuta credibile, l'abbiamo fatto tutti assieme, il termovalorizzatore è in fase, come dire, di conclusione. È chiaro che a questo punto uno degli elementi importanti non c'era più, la società che realizza non sarà più pubblica, sarà prevalentemente a capitale privato. Per cui a Fassino tuo modo di dire che questi erano, come dire, gli impegni, e quindi avevo una posizione contraria. È chiaro che Fassino mi ha spiegato le difficoltà di carattere economico, come dire, del suo comune, della necessità di fare un'operazione di questo tipo, è chiaro che è una decisione, come dire, del comune. Quello che posso dire è che, essendoci questa decisione e avendo assunto personalmente, insieme a tutti i consiglieri, come amministrazione provinciale, un impegno nei confronti dell'opinione pubblica, non soltanto abbiamo detto che non siamo contrari, ma vuol dire che noi aumenteremo i controlli ancora più di prima, anzi, ci attrezzeremo, cosa che avverrà nel mese di ottobre, di uno strumento di controllo chiamando grandi esperti sulle questioni ambientali per seguire puntualmente il comportamento della società privata. È un dovere che abbiamo, perché io sono convinto che nel momento in cui ci si assume un impegno nei confronti dei cittadini, gli impegni vanno mantenuti. Ci sono le questioni di carattere economico, ma per quanto ci riguarda, avendo assunto questo impegno, lo vogliamo mantenere modificando le modalità, perché in ogni caso la scelta il Comune di Torino l'ha assunta. Senta Presidente, a proposito di inceneritori, no? In base agli ultimi dati forniti dal lato rifiuti, c'è una diminuzione significativa e progressiva dei rifiuti indistinti, quindi a valle della raccolta differenziata, che vanno in discarica. A questo punto il progetto del secondo inceneritore, di cui si è parlato a lungo e non si sa più nulla, è ancora attuale? Ha ancora un senso? Può essere cestinato? Si può pensare eventualmente di raddoppiare il potenziale del gerbido? Basta quello che c'è? Che posizione avete? Beh, innanzitutto sul gerbido c'è da dire che noi abbiamo espresso una posizione contraria, perché qualcuno immaginava addirittura di portare i rifiuti di altre province e da altre parti. Noi abbiamo assunto questa decisione, noi ci trattiamo i problemi, ci assumiamo la responsabilità, ma la dimensione di 450.000 tonnellate non si va oltre. Per quanto riguarda il secondo termovalorizzatore, essendo questa la tendenza, io credo che la necessità non ci sarà più. Però credo che occorra, cosa che abbiamo già chiesto in passato, che il governo nazionale assuma una decisione per la riduzione della quantità dei rifiuti. I rifiuti sono quelli che sono, più o meno un chilo al giorno di rifiuti, no? E la produzione di rifiuti individuale. Una buona quantità di questi rifiuti è fatta dall'involucro degli oggetti che compriamo. Noi abbiamo fatto qualche operazione con i supermercati, ma alla fine non è che produce grande risultato. Se il governo italiano, questo o altro, io spero che questo avvenga, dovesse decidere, come succede in altre parti d'Europa, che l'involucro deve avere un peso e una dimensione proporzionata all'oggetto che si vende, le quantità di rifiuti diminuiscono in modo consistente. Allora non ci sarebbe più necessità di un secondo inceneritore, assolutamente. Quindi noi facciamo la nostra parte. Se la tendenza è quella, il secondo evidentemente non l'abbiamo. Ma se il governo, perché questa è una misura importante, se il governo dovesse assumere, anzi spero che assuma, una decisione per contenere gli imballi, avremo un grande vantaggio, ma non soltanto qui da noi, un vantaggio di carattere generale. Pensate che come sono, come dire, i rifiuti nel periodo natalizio, nel periodo di Pasqua, nelle feste, no? Questi grandi imballaggi di piccole cose,
ma questo non riguarda soltanto in alcuni momenti, basta vedere le cose che compriamo per renderci conto. Quindi io, c'è un tema di carattere generale, guardate che la raccolta differenziata è una cosa seria. Quando abbiamo iniziato a farla, noi siamo stati contestati, in consiglio provinciale avevamo le proteste continuamente. Alla fine è diventata qualcosa di serio, c'è un problema di civiltà fare la raccolta differenziata, ridurre la quantità di rifiuti, recuperare i rifiuti, recuperare alcune materie. E Torino deve continuare in questo. Torino ha già raggiunto una buona percentuale, intorno al 41-42%, deve arrivare al 50%, deve estendere. Voi tra l'altro avete messo a disposizione del Comune di Torino 5 milioni in 5 anni per potenziare, anzi alzare la soglia della differenziata in determinati quartieri. Mi pare di capire che ci sia un progetto sulla Crocetta, no? Anche lì poi però arriva un momento di saturazione della percentuale di raccolta differenziata raggiungibile, cioè quale margine noi abbiamo ancora di crescita tra Torino e la provincia che in questo momento risulta più avanti? Allora, io credo che il Comune di Torino, con queste risorse che abbiamo messo a disposizione e con un impegno serio da parte dell'AMIAT, perché bisogna crederci evidentemente, io credo che nel giro di 3-4 anni il 49-50% lo può raggiungere. Nel resto, e quindi vuol dire che mediamente avremo nella provincia di Torino una raccolta differenziata su 57 e 58. Tenete presente che alcuni comuni che hanno anche, come dire, caratteristiche urbanistiche come Torino arrivano al 64-65%. È impegnativo fare la raccolta differenziata, è impegnativo dove mettere i cassonetti, come farla, cambiare le abitudini, ma è un'operazione, come dire, possibile. Io credo che di questo dobbiamo essere orgogliosi. Posso dire che questa è stata tutta una decisione che abbiamo preso come Partito Democratico e se oggi possiamo vantarci di questo risultato e anche di aver fatto un termovalorizzatore, è un merito, è una sorta di miracolo italiano. Guardate che cosa è capitato nel resto d'Italia. Non è stato fatto nulla. Guardate, Napoli mi pare... Ma in più c'è da aggiungere che il termovalorizzatore di Torino non è stato fatto con finanziamento pubblico, è stato fatto con risorse delle banche. Anche questo è una sorta di miracolo italiano ed è stato realizzato nei tempi che abbiamo, come dire, immaginato. Io credo che questa sia la buona amministrazione, tempi, decisione e soprattutto la capacità, come dire, che in politica si eviti di annunciare cose che non si possono fare. I consiglieri e gli assessori che sono qui sanno perfettamente che normalmente quando ci incontriamo in giunta, perlomeno questa è la linea di tendenza, detto, quando parlate dite soltanto le cose che possiamo fare, non parlate delle cose che non possiamo fare, non parliamo delle cose di cui abbiamo competenza. Se in questo paese ognuno parlasse soltanto sulle cose che può fare, avremmo grandi passi avanti. Parlando di investimenti sul fronte delle infrastrutture, quindi tema che interessa, tema classico, no? Competenza classica della provincia, due aggiornamenti ma proprio flash al volo su. Corso Marche, tangenziale est, a che punto siamo? Ma noi come provincia ci siamo dedicati a questo tema delle infrastrutture perché è connaturato alla nostra caratteristica dell'ente. Attualmente noi abbiamo sostanzialmente un progetto definito e abbastanza concordato per quanto riguarda il completamento del sistema tangenziale e anche il prolungamento di Corso Marche, quell'asse che unirà diciamo Venaria con Stupinici, una corda, eccetera. Sono 2 miliardi di investimenti che possono essere fatti dai privati anche senza finanziamento pubblico, perché sarebbe a pedaggio, in periodi come questi si può solo fare le cose a pedaggio, occorre una decisione che la Regione continua a non assumere. Cioè la Regione Piemonte ha deciso di costituire una società insieme all'ANAS che ha il compito di mettere in gara la realizzazione di quest'opera. E da 2 anni che continuiamo a chiedere, gli abbiamo presentato il progetto condiviso, gli abbiamo presentato il progetto di Corso Marche, gli abbiamo fatto gli studi, abbiamo fatto tutte le cose possibili. Dovrebbe soltanto avere il coraggio di fare questa gara per individuare il realizzatore, o una soltanto, o due, o tutte e due assieme. Il mondo lo sa, perché ogni tanto alzo la voce nei confronti della Regione. Beh,
in momenti come questi, in cui non ci sono le risorse pubbliche e ci sono dei privati disponibili a realizzare due opere che costano 2 miliardi in questo momento, 2 miliardi sono in grado di cambiare enormemente l'economia del nostro territorio. Quindi queste opere devono essere immediatamente fatte, non continuare a discutere del contributo alla cultura, 1.000 euro. Cioè, guardate che la regione si caratterizza soltanto se ha la capacità di guardare alle grandi questioni. Noi stiamo facendo un'azione di supplenza nei confronti della regione. Cioè noi pensiamo alle grandi infrastrutture, dovrebbe essere un tema della regione. Noi le abbiamo persino progettate, gli abbiamo presentato il piatto, è pronto, fate la gara. Io spero che la regione, come dire, proceda, ci sono delle difficoltà nazionali, ma credo, come abbiamo fatto in altri momenti, nei confronti dei governi nazionali, possiamo anche battere i pugni, bisogna partire. Allora, non starò a chiederle quella che è la sua posizione sulla Torino-Lione, perché conosciamo benissimo quella che è la posizione della provincia. Con riferimento alla TAV, una sola domanda. Che impressione le ha fatto vedere le foto dei manifestanti no TAV con le bandiere in chiesa a Susa? Beh, ho visto soltanto le foto. Devo dire che io ormai considero le manifestazioni del movimento no TAV non tanto dei cittadini che, come dire, hanno una posizione, ma quelli che, come dire, fanno iniziative come quelle, perché non possono essere cittadini della Val di Susa. Cioè, c'è una, come dire, una messa, si presentano i lacrimogeni. Beh, io li considero ormai come iniziative di carattere folcloristico, che hanno soltanto la finalità di richiamare un tema, e riescono a farlo perché sono dei bravi comunicatori. Il movimento no TAV, però parlo, il movimento no TAV è un movimento, come voi sapete, che c'è una parte di convinti che l'opera non serve, tanto di rete, io ho un'opinione diversa, ma dire, bisogna rispettarsi, e poi c'è chi guida il movimento no TAV, cioè chi ha la linea strategica, la guida strategica, che non sono gli amministratori, la guida strategica è fuori dalla Val di Susa, oppure c'è qualcuno a Val di Susa, sono, come dire, persone che hanno avuto un passato, qualcuno di lotta armata, in ogni caso di estremismo, che hanno pensato, pensano che la questione della TAV sia una questione sul quale aggregare il movimento anarchico addirittura europeo. L'avete visto? Vengono da tutte le parti d'Italia. Cioè una lotta contro il sistema. E devo dire, c'è una sorta di cinismo, perché per questo obiettivo sono disponibili a utilizzare tutto. Se il sindaco del comune di Chiomonte, dove si fa la discenderia, è costretto a mandare il figlio non a Susa, ma a mandarlo a Torino, perché altrimenti lo insultano, beh, questo è un fatto grave. Se questo movimento no TAV, parlo della guida strategica, fa il manifesto dove elenca i bar, le pasticcerie, le panetterie dove vanno i militari, che sono lì dicendo questi sono nemici, mettendo il numero di telefono, beh, questa è una minaccia. Se, come è successo 15 giorni fa, un gruppo di anarchici si presenta laddove stanno facendo il progetto, bloccano tutti, fanno la loro manifestazione, e dicono ai dipendenti: non fate più questo lavoro perché noi conosciamo nome e cognome e le abitudini dei vostri congiunti. Questo è grave, questo è pericoloso, queste sono minacce di carattere mafioso. Allora, si possono avere opinioni contrarie, ma se si ricorre a strumenti di questo tipo c'è un problema di democrazia, di legalità. Perché se vale il principio che una minoranza può fare qualunque cosa, beh, non, cioè io sono andato l'altro giorno a incontrare i poliziotti lì a Chiomonte, ma ha senso che lo Stato spenda tanti soldi per garantire la realizzazione di una infrastruttura, di una ferrovia, per non fare passare i camion sull'autostrada, si tratta di questo, come succede in tutte le parti del mondo. E questi soldi li paghiamo tutti noi. È una cosa priva di senso, ma soprattutto perché quell'opera, come voi sapete, è un'opera diversa da quella che era stata progettata. Qui purtroppo è stato commesso un errore dalle Ferrovie dello Stato negli anni 80, che hanno deciso di fare un tubo, un collegamento.
Adesso l'opera definita, su quale ci abbiamo lavorato come provincia, insieme a Virano, è un progetto tutto sotterraneo, con una grande attenzione al territorio, è quasi tutto in galleria. E abbiamo fatto in modo che ci fossero delle ricadute sul territorio, le imprese che partecipano alla gara, le imprese che lavorano lì. Siamo andati l'altro giorno a Susa, un'impresa che ha avuto i camion incendiati. Ma vi sembra una cosa normale? Che dei lavoratori non possono fare ciò che è giusto che faccia? Incendiati i camion. Cioè, è una minoranza che lo fa. Io, come dire, temo enormemente che questa vicenda debba essere un po' più seguita da parte del governo. Qualcuno viene fermato, qualcuno viene arrestato, i problemi, come dire, li sappiamo, ma in ogni caso resta un principio, che la volontà, le opinioni in democrazia si esprimono nel confronto di carattere politico e votando i propri amministratori. Perché se si dovesse legalizzare questa modalità, che differenza c'è rispetto alla mafia, che è un potere nascosto? Chi sono i notav, oltre a quelli che vediamo? Non è Perino. Perino è un uomo di colore. Chi sono i notav? Dove sono? Il tema è questo. Allora io ho questa preoccupazione, ho avuto modo di dirlo recentemente al Ministro Cancellieri, di stare attenti, di seguire, perché c'è una grande paura. Ma non riguarda soltanto noi, io intanto davanti a casa mia mi mettono, scrivono sui muri notav, poi per terra fanno le strisce. Non è soltanto quello, ma chi ha un'opinione diversa in Val di Susa oggi non la può esprimere. Quella è un pezzo dell'Italia, non è un posto qualunque. Quindi io mi auguro che si torni alla normalità, esprimere le opinioni, modificheremo il progetto come ho fatto in questi anni, discuteremo, però non si può impedire allo Stato nazionale di assumere una decisione che riguarda una questione non locale, perché non stiamo parlando di Susa, ma una questione nazionale e internazionale. A proposito di investimenti, anche la cultura può essere un investimento, perché sulla cultura c'è questa situazione strana, per cui bisogna investire sulla cultura, poi quando si investe sulla cultura c'è chi dice no, però dovendo scegliere tra i servizi essenziali e la cultura, allora è meglio privilegiare i secondi. Recentemente il Presidente della Regione Cota ha annunciato un ulteriore giro di vite della scultura. Quanto pesa di fatto la cultura nella caratterizzazione di questa città e di questo territorio futuro? Premesso che la cultura, come sappiamo, quello che garantisce una crescita di carattere culturale, quindi è fondamentale. In una situazione di carenza di risorse è chiaro che c'è un tema anche di contenimento delle spese per la cultura. Io ho un'opinione di questo tipo. Abbiamo avuto anche confronti abbastanza aspri con la Regione. Io credo che non sia possibile mantenere tutto. Sappiamo che produce anche occupazione, c'è anche un fatto economico, come dire, importante, i numeri sono stati spiegati. Ma mi chiedo se non sia possibile, cosa che si sta tentando, anche qui di semplificare il sistema di governo di alcuni enti. L'abbiamo impostato questo lavoro, no? Facciamo un unico consiglio di amministrazione, un unico ente che gestisce un certo numero di musei, facciamo un unico ente che gestisce la GAM Castello di Rivoli. Quella è un'operazione che può consentire dei risparmi, ha delle controindicazioni, ma può consentire dei risparmi. Dov'è che si ferma questa operazione? Perché scatta anche qui la solita: chi deve essere il direttore, mio, tuo, suo, targato, operazione di... Beh, io credo che questa situazione, dico, si abbia, come dire, il coraggio. Facciamo come abbiamo fatto il Museo Egizio. Allora, io vi racconto che cosa è capitato al Museo Egizio di Torino. Il Museo Egizio, voi sapete com'era prima delle Olimpiadi, un museo importante, ma un grigio museo italiano, le vetrine, i nomi scritti a mano, no, di tutte le parti esposte, tutte le... gli oggetti esposti, polvere, grigio, era così. Abbiamo deciso in quegli anni con Chiamparino di trasformare il Museo Egizio in una fondazione, cioè uscire dalla gestione pubblica, e per farlo abbiamo messo delle risorse e abbiamo fatto bene. Abbiamo anche deciso di assumere
il direttore. Siccome era un consiglio di amministrazione, e beh, allora le proposte, l'assessore dice, ma c'è questo qui che lavora al Comune di Torino, che è molto bravo, dice l'altro in regione è molto bravo, perché non mettere questo? Ho capito che giravamo sempre tra i soliti noti, ogni tanto questo territorio ha bisogno anche di qualche esterno che dia un po' di scossa. Per il Museo Egizio abbiamo fatto una gara internazionale e abbiamo assunto come direttrice quella attuale, americana, greca, con esperienza internazionale, e oggi il Museo Egizio ha 500.000 visitatori all'anno, mi pare che sono 500.000, un numero, come dire, straordinario, perché con questo tipo di scelta, di selezione, abbiamo evitato i legami con le questioni locali, ma soprattutto abbiamo introdotto delle professionalità finalizzate ad aumentare il numero dei visitatori, degli utenti, cioè il tema della cultura oggi è un tema anche di gestione per aumentare il numero dei fruitori della cultura. Questo è il tema importante e questa operazione non può essere fatta perché sono figlio del grande artista, non può essere fatta da uno perché conosceva, occorrono grandi professionalità, è meglio spendere qualcosa in termini di professionalità per aumentare l'utenza, i fruitori, questa è l'operazione da fare. Poi è chiaro che bisogna avere tutte le attenzioni necessarie, è chiaro che ci sono abitudini consolidate, parecchie, l'operazione è difficile, si tratta di mantenere il settore, anche qui con un processo di razionalizzazione, ma io credo che abbia necessità anche di qualche figura esterna che abbia accumulato capacità di espositive, di iniziative, come dire, di eventi, anche all'esterno, che possa dare una sorta di scossone a un sistema che è cresciuto in questi anni, soprattutto perché ha avuto tanti finanziamenti pubblici. Siccome tanti finanziamenti pubblici non ci sono, è bene tentare qualche operazione di coinvolgimento anche del settore privato. Senta Presidente, passando un attimo alla politica nazionale, adesso uno dei temi di cui si dibatte, si sta già, la politica è già in fibrillazione per la ripresa d'autunno, è l'eventualità, l'ipotesi caldeggiata da una parte significativa e importante del ceto produttivo ed economico di questo paese, facciamo un Monti bis. C'è lo spazio, ci sono i margini, è giusto che la politica riprenda la guida di questo paese, è in grado di farlo, è all'altezza, ci rimettiamo in mano i tecnici, che ne pensi? Ma il sindaco, posso dire che io condivido quello che oggi ha detto Bersani. Bersani oggi ha detto una cosa molto chiara, il Premier non lo decidono i banchieri, lo decidono gli elettori. È fondamentale questo, perché non è che perché arriva un suggerimento dei banchieri, di qualcuno potente, Monti bis, eccetera. Io credo che il Partito Democratico e Bersani in modo particolare abbia le caratteristiche per guidare questo paese. Qualcuno dice non è il leader, ma cosa vuol dire essere il leader? Ha competenza, ha capacità, è serio, ha fatto l'amministratore, ha fatto il ministro, una persona di grande equilibrio, ha tutte le caratteristiche per governare bene questo paese e dare anche certezze e garanzie ai mercati internazionali, perché è una persona seria. Questo è il tema. Non abbiamo bisogno sempre di tecnici. Guardate che i tecnici nelle democrazie hanno avuto un ruolo quanto la politica ed è caduta. È successo così. E vuol dire, non è colpa nostra quello che è capitato. Siamo arrivati ai tecnici, come voi sapete, attraverso l'intervento di Napolitano, le questioni che sappiamo, perché Berlusconi aveva combinato il disastro. E noi ci siamo assunti una responsabilità enorme, pur non essendo al governo, per aprire una fase nuova. Per noi il governo dei tecnici era una modalità per consentire di nuovo il passaggio, per recuperare il ruolo della politica, dopo i disastri di Berlusconi. Questo è il tema vero. Credo che quella parentesi debba concludersi, non vuol dire che i tecnici non debbano avere un ruolo, ma credo che in democrazia bisogna eleggere le persone, cioè chi governa deve essere eletto dai cittadini, forse stiamo perdendo un po' questa abitudine, il Premier deve essere eletto dai cittadini, bisogna avere il consenso. Io noto che c'è una grande differenza tra chi è cooptato e chi è stato eletto, certamente bisogna avere anche le competenze. Ma noi non siamo uguali,
come Partito Democratico, non siamo assolutamente uguali al centrodestra, a quelli che ci hanno governato prima, che hanno distrutto questo paese. Cioè questo fatto che siamo tutti uguali, e politici, no, è diverso. Quante responsabilità hanno avuto i governi? Cioè, ci ricordiamo di Brunetta, per parlare di qualcuno, dello stesso Berlusconi, qui è stato detto di tutto, ma tutti quei ministri. Ma era un circo quello, che ha fatto perdere di credibilità, non è assolutamente colpa nostra. E allora noi abbiamo il dovere, il diritto di chiedere di andare ad elezioni e che la politica torni a svolgere un ruolo importante. E lo dobbiamo fare con la stessa serietà con cui Bersani ha guidato in questi mesi il Partito Democratico, assunzione di responsabilità, ma con l'obiettivo di fare ritornare un ruolo importante. Guardate che è un tema della democrazia, a me piace ricordare, lo ripeto, se non si sta attenti, poi vuol dire, ci sono anche politici che sono anche tecnici, cioè non è che Dani non conosca l'economia, non è che Fassina, per parlare di un altro, non conosca l'economia, non è, ecco, ci sono, come dire, anche competenze di carattere, ma vanno collegate alla politica. Il principio sta in questo, che se velocemente non si chiudono le parentesi della tecnocrazia, vuol dire che la politica non incide assolutamente nulla. E quando la politica non incide nulla, vuol dire che il governo di fatto viene assegnato soltanto ai poteri forti. Questo è il tema vero, soltanto ai poteri forti. La presenza del Partito Democratico ha evitato questo, l'ha evitato con tante difficoltà. Io so il tormento di Bersani, anche per le nostre vicende, quante volte ha dovuto dire sì, ma è quello che ha evitato questa operazione qua. Allora, il ritorno della politica è fondamentale, che vuol dire anche la possibilità, io questo sono convinto, di far scegliere i cittadini, i parlamentari, guardate che questo è fondamentale. Bisogna ritornare a dare al popolo la possibilità di scegliere i propri amministratori. Io vedo che quando c'è un ministro, non faccio dei nomi, che andiamo da qualche parte magari a visitare qualcosa, eccetera, e beh, chi è stato eletto dal popolo ha un'altra sensibilità, è una sensibilità diversa. E chi non ha questa sensibilità vede le cose in modo tecnico, i numeri, le cose, ma la politica è anche fatta di passione. È anche fatto di sentimento, di cogliere le angosce, le paure, le tensioni dell'opinione pubblica. Se non si interpreta questo e la gestione è un fatto tecnico assetico, almeno questa non è la nostra politica, credo, non è assolutamente questo. Quindi io credo che bisogna chiudere, dare il merito a Monti per il lavoro che è stato fatto, che è straordinario, sicuramente, però c'è un limite che Monti sicuramente ha avuto questa capacità di credibilità a livello europeo, che è un fatto sicuramente importante, ma ho l'impressione che tanti provvedimenti che sono stati decisi, e sento un governo non politico, cioè di chi conosce anche, cioè lì non c'è nessuno che ha fatto l'amministratore, sono tanti professori universitari, cioè possono dire taglio il sistema degli enti locali del 20%, ma scusa, ma tu sai cosa vuol dire tagliare il 20%? Ma questo lo può soltanto fare, questo lavoro, questa riflessione, soltanto chi fa politica. Cioè io non vorrei che alla fine di questa operazione, se noi ci dovessimo innamorare di questa cosa, come chiede Casini, come chiede la Confindustria, come chiedono le banche, lo stanno chiedendo tutti, se noi dovessimo adagiarsi su questa modalità, che c'è sempre qualcuno che deve risolvere i problemi, a parte che erano problemi, come dicevo, creati dall'altro, non da noi, scatta un meccanismo che le elezioni non hanno più senso, che la politica non ha più senso. È sempre stato così. Ma che senso ha il Parlamento? Ma che senso ha un consiglio comunale, un consiglio provinciale, un consiglio regionale? E chiediamo l'amministratore delegato che ci fa tutto, magari un banchiere, Monti, qualcun altro, un professore universitario. Cioè questo passa il concetto. Noi dobbiamo stare attenti, perché se passa questo principio e non lo contrastiamo, capiterà una cosa molto semplice, che il sistema politico diventa un sistema elitario. E io credo che il Partito Democratico ha invece l'esigenza di fare in modo che la politica non è soltanto, come dire, un'attività dell'elite, ma anche del popolo. Io non voglio, non è populismo questo, cioè lo scettro è sempre del popolo. Il popolo sbaglierà.
ma la decisione è sempre del popolo. Preferisco gli errori commessi nella scelta anziché un potere nascosto, un potere che non sa bene chi è, e deve essere garantito anche a chi non è ricco, non è banchiere, non ha fatto professore universitario, di poter ricoprire anche dei ruoli importanti, perché altrimenti non funziona il sistema. Cioè deve essere garantito, come è capitato finora nel nostro sistema, che, faccio l'esempio mio, io figlio di operai, ho avuto la possibilità di fare il presidente della provincia. Non sono ricco, non ero ricco. Se invece il sistema cambia e vale questo principio, beh, c'è una caduta della democrazia e un aumento dell'autoritarismo nel nostro paese. Quindi il nostro partito ha la necessità, come ha fatto oggi Bersani, di dire: è chiusa questa fase, riappropriamoci del ruolo tipico della politica, lo dobbiamo fare con competenza, con serietà, come dire, con rigore, utilizzando i tecnici per il ruolo che hanno, ma la guida di processi di carattere politico non può che essere assegnata ad persone elette direttamente. Così è capitato in Spagna, così capita in Olanda, anche se ci sono le crisi. Perché non vorrei, dice BCE spread e allora non facciamo lezioni, BCE spread allora Monti BCE allora Grilli. Ragazzi, scegliamo noi le persone che ci governano, non decide BCE, che non so bene cos'è, è un tema che anche qui dobbiamo porci. Lei dice passione, consenso e competenze, no? Beh, in termini di passione e anche di consenso, devo dire sì, voi avete una figura significativa che, insomma, è quella di Matteo Renzi, giovane sindaco di Firenze, no? Come lo incasella, come lo considera, e soprattutto a livello di competenze, come lo considera, visto che un autorevole esponente del vostro partito l'ha, diciamo così, ha sostenuto che di fatto dovrebbe cominciare a fare meglio il sindaco piuttosto che ambire a traguardi più alti, no? Allora, in un partito che giustamente, come gli altri, si pone anche il problema del ricambio della classe generazionale, con Matteo Renzi come deve essere interpretato? Ci sono degli ascensori che portino i giovani a livelli tali per cui possono anche maturare delle competenze? Ma Matteo Renzi conosco, abbiamo buoni rapporti, è stato presidente della provincia di Firenze, eravamo, come dire, colleghi. Per dare un giudizio su Matteo Renzi, ma un giudizio di carattere generale, lo faccio evidentemente dal mio punto di vista. Io penso che tante cose assieme non si possono fare. Fai il presidente, fai il sindaco del comune di Firenze, è già un bel impegno, è già un bel impegno. Tante cose assieme non si può, fai male l'uno e l'altro. Poi, se dovessi dare, come dire, un giudizio, penso questo, che vale per tutti, che nel momento in cui ti proponi a fare il capo del governo, ebbè, devi aver dimostrato di aver fatto bene, di aver completato bene il tuo oro nella tua amministrazione locale. Allora, questo è un elemento importante per andare avanti. Guardate che è così. Cioè, è chiaro che, come dire, il messaggio è un messaggio interessante, quello di Matteo Renzi. Il tema del ricambio della classe politica, questa necessità c'è. E credo che Bersani se ne deve occupare. Cioè, Bersani non può riproporre, no, le stesse persone che abbiamo visto in questi anni. Molti di loro qualche errore l'hanno commesso, molti di loro forse hanno ridotto, come dire, la passione. C'è una necessità di un ricambio, è vero, quindi lui pone un problema vero. Ma il tema del ricambio è un tema, come dire, che riguarda le generazioni, sicuramente. Se più giovani è chiaro che l'entusiasmo, la capacità, la tensione è diversa, soprattutto la capacità di essere legati ai cambiamenti, è fondamentale che questo avvenga. E questo il Partito Democratico lo sforzo, come dire, lo deve fare anche con una certa determinazione, evitando però che questo avvenga come fa Matteo, utilizzando l'antipolitica. Cioè Matteo bravo nel sentire un po' l'opinione pubblica, oggi la pubblica ce l'ha contro la politica, giustamente, perché sono state fatte cose terribili, poi noi diciamo che rispondono già, però voglio dire, cose terribili, quindi lui lo percepisce perfettamente, ma credo che lui debba porsi, come dire, il problema come si governa
nostro paese e anche le competenze necessarie per farlo. Cioè, se dovessero dirmi, io, come dire, ho fatto bisogno della provincia, sindaco, eccetera, ma se dovessero, lo faccio dal mio punto di vista, quindi una visione molto più, dice, vuoi governare questo paese? E direi di no, perché erano competenze maggiori. Cioè, occorrono delle grandi competenze da aver accumulato attraverso un lavoro che hai alle spalle anche di carattere nazionale, che non è soltanto un'intervista televisiva. Cioè, vuol dire conoscere i meccanismi, la pubblica amministrazione, i rapporti di potere. Per questo ritengo che la sua candidatura sia insufficiente, non negativa, insufficiente. Poi è un problema, magari avrà un successo, avrà sollevato un problema, ma sua candidatura è insufficiente perché per questa fase nuova io credo occorre anche una certa solidità di carattere politico e solidarietà di competenze. Bersani per me ce l'ha, non dico che Renzi è negativo, Renzi può non è esatto, però oggi per guidare il paese, non è le primarie interne del Partito Democratico, è chi guida il paese. Io mi sento più sicuro ad assegnare, quando ci sono le primarie, come dire, questo compito a Bersani, perché è in grado di esprimere meglio le nostre esigenze. Guardate che sono anche di impatto politico. Quando si ricorre all'antipolitica, tentazione che esiste, la rincorsa all'antipolitica scivola verso destra. È sempre capitato così, L'antipolitica scivola verso destra. Io ho il timore che se Matteo si lascia prendere la mano, non dico che va verso, però gli slogan diventano gli slogan contro la politica. Gli slogan contro la politica possono piacere perché oggi il clima è così, ma alla fine sono sempre gli slogan della destra. Questo è il tema che mi preoccupa. Per cui sono, come dire, per Bersani, pur rispettando, come dire, Matteo, una persona di grande simpatia, di grande dinamismo, che può fare sicuramente grandi cose, faccia bene il sindaco, una volta che avrà fatto bene il sindaco, può candidarsi a fare altre cose, ma credo che questo ascensore in politica deve avvenire sulle competenze. Non c'è altra modalità. Poi c'è il problema dell'età. Certo, se è più giovane molto meglio. Lo dico uno che ha già una certa età. Però mi piace ricordare una cosa che avevo sentito, una battuta che aveva fatto. Dice, a chi diceva, ma adesso basta, i giovani devono governare, cosa, come dire, condivisibile. Ma qualcuno rispose, dice, chi è stato il più giovane cancelliere tedesco? Hitler. Dice, il più vecchio, Adenauer. Ecco, fate la differenza. Non vuol dire che è un problema di età, assolutamente, ma un problema sicuramente, come dire, di competenze. È chiaro che se ci sono le competenze e se c'è, come dire, anche l'età, è fondamentale. Però a chi vuole assumersi la guida di questo paese ed è giovane, quello che mi sento dire, come è capitato a me e come è capitato credo a tanti, credo che è capitato a Fassino, è capitato a Dario, cioè il problema è anche di assumersi la responsabilità. Cioè i processi di cambiamento delle classi dirigenti non avvengono perché c'è qualcuno che ti dice vieni a posto mio, non è capitato mai così, ma perché si è in grado di esprimere delle novità, novità sul piano culturale, novità sul piano del metodo, novità sul piano etico. Cioè c'è a un certo punto una scissione. Allora io credo che nel Partito Democratico c'è un buon fermento, anche di carattere giovanile, che può avere successo se c'è anche la capacità di assumersi qualche rischio. Ci sono i rischi nella vita, che vuol dire anche sbagliare, ma ci si assume il rischio. Se ci si assume il rischio, e questo è collegato alla competenza, e questo è anche legato alla capacità di essere sinceramente democratici e all'obiettivo finale che noi abbiamo, per cui siamo in politica, io credo che c'è uno spazio enorme per i giovani, e per quanto mi riguarda, se posso farlo, questo lo farò, lo sto facendo con la mia giunta, con il mio stesso consiglio provinciale, quando io ho la possibilità di aiutare e far crescere qualcuno giovane, lo faccio, perché so che questo obiettivo del ricambio si ottiene soprattutto se c'è anche una buona competenza. E a proposito di candidature, che cosa si candida a fare Antonio Saitta, terminato il secondo mandato? Sindaco dell'area metropolitana o, come si vocifera, presidente della regione quando si andrà al voto? Domanda complicata questa. No, io per adesso completo il mio mandato.
completo e credo di aver fatto ciò che, come dire, in qualche maniera mi ha interessato ed è stato utile per la nostra comunità. Si completa poi in politica, credo di aver dato abbastanza, come dire, di una parte, come dire, della mia vita, non so che cosa capiterà fuori. In ogni caso, qualunque decisione non sono mai scelte di carattere individuale, sono scelte di carattere collettivo, riguardano, come dire, il nostro partito, saranno decisioni che saranno, come dire, assunte, sicuramente non voglio fare il sindaco della città metropolitana, assolutamente. Una cosa che sono in grado forse di dare è qualche buono consiglio per quanto riguarda la regione, avendo fatto questa esperienza come della provincia, credo di poterlo fare, di poterlo dare e quindi mi metterò a disposizione del partito per qualche obiettivo da raggiungere, perché indipendentemente dal ruolo di carattere personale che è sempre, come dire, importante, io credo che assieme abbiamo la necessità di definire strategie vincenti per recuperare la regione, perché è stato un grande errore, non è detto che sono io la persona, non dico questo, ma bisogna recuperare la regione perché è stato commesso un grandissimo errore. La Lega che guida il Piemonte è una cosa fuori dal mondo, cioè, non esiste, cioè vuol dire che è stato, dobbiamo recuperare questa regione, possiamo farlo, io credo di poter lavorare, finito il mio mandato, in tranquillità, anche da semplice iscritto, lavorare per, come dire, un cambiamento, perché lo ritengo fondamentale, è un nostro dovere, perché i guai che stanno combinando sono tanti. Allora, io credo di aver fatto parlare il presidente Saitta fino allo sfinimento, quasi, è stata una prova di resistenza fisica, per cui se ci sono domande da parte vostra, bene, in caso contrario ci salutiamo e chiudiamo qua. A posto? Grazie a tutti.